Buongiorno a tutti, bentornati a casa di Joe. Oggi a Firenze faremo una visita davvero straordinaria. Andremo a visitare il cimitero degli inglesi. Un'isola dei morti, di pace e silenzio in mezzo al traffico, come vedete, alla confusione, qui sui viali di circonvallazione dove un tempo sorgevano le antiche mura della città. E qua c'era la porta. Porta a Pinti, che fu anch'essa demolita a fine 800 dall'architetto Poggi, quando riprogettò appunto la circonvallazione dei viali della città di Firenze. In quest'isola dei morti si trovano più di 1400 tombe di letterati, artisti, mercanti ed altre personalità provenienti da 16 nazioni diverse. Questo a documentare proprio l'importanza e la vivacità culturale che la colonia di stranieri a fine 800 aveva a Firenze stessa. Fu chiamato Cimitero degli Inglesi, fu battezzato così dai fiorentini perché a fine 800 era presente una grossa comunità di inglesi che trovarono in Firenze una seconda patria, anche se quest'area fu acquistata dagli svizzeri. Qui al centro di questa collinetta fu eretta una colonna con una croce che segna l'incrocio fra i due principali vialetti che dividono in quattro i settori, la superficie dell'intero cimitero. Un luogo davvero di grande suggestione e assolutamente rappresentativo di quella dimensione proprio ottocentesca, romantica che caratterizza l'epoca di tutti coloro che avevano scelto proprio Firenze come seconda patria. Vediamo qui una tomba importante, la tomba della scrittrice e poetessa inglese Elizabeth Barrett Browning. Guardate la bellezza di queste sculture, di questi personaggi illustri. Che bello questo, il volto di quest'angelo. Un'altra bellissima scultura per una tomba di un personaggio illustre. Guardate la dolcezza di questi volti. Rappresentare il dolore anche per la scomparsa di questi cari. Questa è la tomba probabilmente di un capitano di marina e questa bellissima tomba di un giovane studente morto prematuramente, Andrea di Mariano Casentini, una tomba voluta dal padre, con questo scheletro, la morte bendata, appunto, che non conosce età, estrazione sociale e niente, arriva e cattura. Anche questa è la tomba di una vedova che piange sulla tomba del marito scomparso, esprime tutto il suo dolore. Un luogo veramente di grande suggestione, con bellissime sculture, a rappresentare proprio così la vivacità anche dell'ambiente culturale di fine 800 a Firenze. Esprime anche un po' così tutto il romanticismo di quell'epoca. Persino il pittore svizzero Arnold Böcklin, che qui aveva sepolto una figlia, Beatrice, morta in tenera età, si ispirò a questo cimitero per realizzare la sua famosa opera L'Isola dei Morti. Qui vediamo delle tombe di probabilmente piccoli bambini morti prematuramente. Un'altra tomba di un personaggio illustre. Questa è la tomba di Jean-Pierre Vessier, colui che fondò a Firenze il Gabinetto Vessier, un centro di grande cultura, di incontro fra letterati e artisti. Questo è un altro personaggio dell'ambiente culturale fiorentino di fine Ottocento. Un luogo davvero di grande suggestione, fantastico, che ci ricorda qui in mezzo al traffico, in questa isola di pace, in quest'isola dei morti che fa da spartitraffico su viali,
ci ricorda tutto l'ambiente culturale fiorentino di quell'epoca. Davvero suggestivo e molto bello da visitare. Da questo meraviglioso luogo, queste bellissime sculture di grande fascino, realizzate da artisti anche dell'epoca, da scultori molto capaci, molto abili, da questo suggestivo e fantastico luogo. Vi saluto. Ciao a tutti dal cimitero degli inglesi a Firenze. Ciao a tutti dalla vecchia Joe.